Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è sabato, quindi sabato oggi vado a portare un video un po' diverso. Juventus non gioca, la Lazio ha giocato ieri, però chiaramente io non ho potuto vederla. Pertanto oggi voglio parlarvi di una cosa un po' così diversa. La notizia di ieri è che Usain Bolt, il campione pluripremiato, il più grande velocista di tutti i tempi, ha iniziato a giocare a calcio, o meglio è stato provinato col Borussia Dortmund, squadra appunto tedesca, famosissimo Dortmund. Allora, si sa che da tempo Usain Bolt sognava di giocare a calcio, è stato un suo sogno. Inizialmente il suo sogno sarebbe quello di giocare col Manchester United, però chiaramente sono già a livelli differenti attualmente, quindi solo Borussia Dortmund si è cimentato per rovinarlo. Ovviamente credo che dietro ci sia molto di marketing, cioè chiaramente un conto è far rovinare un qualunque personaggio discreto che gioca a calcio nelle periferie e un conto un campione come Bolt. C'è da dire che questo suo sogno, secondo me, dal mio parere, andrà un po' a cozzare con diverse cose. La prima è che ogni sport è sé, non è che il campione del mondo di qualcosa può diventare il campione del mondo di altro, perché ognuno nasce con una certa pelle. Chiaro che tutti possono sognare, possono giocare a quello che vogliono, possono ambire a quello che vogliono, ma chiaramente devono scontrarsi con la realtà. Se io sono bravo a fare una cosa, non necessariamente sono bravo a fare un'altra. Questo che io sia Matteo o che sia Usain Bolt. È un velocista, ma i velocisti talvolta nel calcio sono quelli che vanno più veloce della palla, pertanto la palla neanche la vedono. Mi ricorda un po' Obama Martins, che era veloce come Bolt probabilmente, ma che non ha fatto una grande carriera perché la velocità non conta. Credo che un giocatore come Bolt, ho visto un po' di immagini, su, ha fatto un gol di testa, chiaramente 1,95 m, non è che abbia difficoltà a questo punto di vista, ha fatto un altro rigore, una partita di allenamento. Però chiaramente un conto è correre, un conto è giocare a calcio. Ha un buon piedino, ha un buon sinistro, ma come sapete i mancini spesso hanno sempre un buon piede, tranne i Chiellini chiaramente, ma anche i Chiellini in realtà hanno un brutto piede, che siamo un po' noi prevenuti, però dice, i mancini se hanno un buon piede sono veramente deliziosi, però non è che da fermi si gioca, Messi ha un buon piede, ma Messi è qualcosa di più. Ha fatto questo provino, dietro secondo me c'è tanto marketing, perché chiaramente, appunto come ho detto prima, un conto è Matteo che va a farsi provinare da qualcuno, lo mandano via a calcio in culo, non conto un campione a volte. L'altra cosa con quale costerà un po' questa scelta, che poi secondo me non andrà a finire nel verso positivo, cioè potrebbe secondo me non gare, cioè un conto, secondo me avrebbe fatto la scelta di giocarsi a calcio magari in una squadra di livello più basso, massimo Serie B, non so perché si è andato a giocare a ambire così in alto, ecco perché poi subentra il discorso marketing, perché chiaramente è spinto un po' da questo discorso qua. Altro discorso, l'età. Il suo sogno, i sogni si possono avere sempre a tutte le età, ma ci sono sogni che purtroppo devono anche mettersi a confronto con quelle che sono poi chiaramente l'età. L'età, il fisico che degrada, che un po' alla volta si usura, e il suo sicuramente è molto usurato perché ha corso per tutta la vita fino ad ora e anche in uno sport molto pesante, non sembra, ma gli allenamenti lo sono, da quello che ho visto in giro. E chiaramente a 31 anni, quest'anno ne fa 32, i sogni diciamo che un po' vanno un po' a scendere, diciamo che 32 anni per un giocatore, un attaccante un po' meno, ma comunque inizia la fase calante. E Bolt è iniziato anche la sua fase di calante per quanto riguarda l'atletica, tanto che ormai è un ex campione, un ex atleta di atletica, di punta velocista, è un ex velocista, non è più un attuale atleta in velocità, perché ha mollato dopo comunque qualche risultato che iniziava in un po' meno. Lui è sicuramente più forte di tutti e quindi anche magari con un po' di calo. C'è più forte la maggioranza degli atleti, però è anche vero che passa il tempo per tutti, quindi questa cosa qua la vedo un po' difficile per lui. La cosa curiosa è che poi ho guardato un po' in giro se ci fossero stati nel passato dei casi simili, giocatori affermatissimi nel loro sport, che a un certo punto si sono svegliati e hanno deciso di fare altro. E sì, ci sono tutti i casi. E di questo ne conoscevo un paio, cioè conosco un paio di questi personaggi, e il terzo non lo seguo, non l'ho mai conosciuto, non so neanche chi fosse. Il primo è più recente, che è Tim Weise, che era un portiere tedesco, credo, tedesco sì, che è sfociato, un giorno si è svegliato e ha deciso di prendere un po' di steroidi e di fare un po' di wrestling, perché chiaramente come vedete non si è messo in palestra, visto che ho visto delle immagini, era pompatissimo, quindi chiaramente come sapete nella WWE, anche se non dovrebbe più farne, ma fanno comunque uso di qualche aiutino per gonfiare i muscoli in modo esagerato, una cosa come una prassi, anche se poi vogliono far passare la cosa come falsa, ma chiaramente anche nonostante le morti che ci sono state, c'è ancora di tutto ciò, ed è abbastanza palese, e è iniziato a fare del wrestling. Non è andato molto buon fine, questo perché, come ho detto prima, ognuno nasce un po' con un proprio vestito e difficilmente si può cambiarlo, anche se uno fa la trasformazione appunto da fisico, da calciatore, portiere, fisico da culturista, da wrestling in questo caso. Tim Weiss è questo nel 2014, ma anche ho scoperto che Michael Jordan, e questo non lo sapevo, cioè non mi era sfuggito, Michael Jordan è l'Usain Bolt del basket, almeno qualche annetto fa. A un certo punto,
per, dopo la morte del padre, ha avuto una crisi. La crisi l'ha portato a esaudire il sogno del padre, cioè infatti il padre era un amante del baseball, e a un certo punto, a circa 30 anni, Jordan ha detto basta, non gioco più a basket, gioco a baseball per mio padre sostanzialmente. E la cosa è durata quasi 2 anni, 1 anno e mezzo più o meno, poi si è accorto che forse non era il suo caso, non era il caso di continuare in quel senso, e appunto è tornato a fare quello che faceva sempre, cioè giocare a basket. Quindi è una cosa interessante perché lui ha mollato per quasi 2 anni, praticamente 1 stagione e mezzo, credo 2 stagioni, per giocare a baseball, è una cosa veramente pazzesca. E poi c'è un ultimo caso di un certo Rinaldo Nehemiah, che tra l'altro non conosco, sarò ignorantissimo, però io non conosco. Era un campione atletico che a un certo punto si è svegliato e ha deciso di giocare a football americano, quindi diciamo che tra l'altro anche il fisico non è che proprio sia l'uguale, e neanche la propensione al tipo di cosa, e diciamo che gli ostacoli in questo caso nel football ti vengono addosso più che superarli appunto in quanto ostacolista, e quindi sono casi di campioni affermati nella loro specialità che poi vogliono fare altro. Per quanto riguarda Usain Bolt, come detto prima, alla fine non andrà a finire in modo molto positivo, perché ci sono discorsi di età, discorsi del fatto che giocare a calcio è un conto. Poi di per sé lo sport di squadra è molto diverso dallo sport individuale, quello che poi è quello dell'atleta di atletica, velocista, e quindi secondo me andrà a finire un po' così. È un po' un discorso di marketing che porterà un po' la gente a interessarsi, un po' come ho fatto io, a questa cosa qua. Niente, era un video così, giusto per... scrivete qui sotto se avete altri esempi di campioni che ha fermato in una cosa che poi hanno deciso a fare altro. Se sapete altro circa quelli che sono i gusti di altri campioni, magari applicati ad altri sport che non sono i loro, scrivete qui sotto e vediamo un po' di conversare su quello che è una cosa un po' curiosa, visto che comunque vedere Bolt giocare a calcio fa sempre uno strano effetto, anzi mi ha fatto uno strano effetto vederlo con un po' di treppiede, visto che ha passato la vita a correre dietro a nessuno, visto che era sempre il primo, quindi chiaramente nel suo caso di giocatori davanti non ne butti. Vedremo come andrà a finire e magari rimaniamo aggiornati su questa cosa qua che è molto curiosa. Come sempre, in ogni caso, forza Juve, io non cambio, cioè ci sono quelli che cambiano tifo, ecco, io sono adesso sempre una parte, non voglio provare altri tifi, non voglio tifare Napoli, Inter, Milan, mi basta la Juventus, quindi chiaramente forza Juve come sempre, e alla prossima, ciao! Paura, 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 paura.